certo passare dalla velocità di nuvolaria ad un altro tipo di velocità è molto complesso. Stiamo parlando della velocità dell'universo. Stiamo realmente andando verso i confini della conoscenza. Stiamo per entrare in un laboratorio per capire alcuni esperimenti che potrebbero cambiare la nostra vita in futuro. Esperimenti che si stanno portando avanti all'interno del laboratorio del Gran Sasso, qui in Abruzzo. E questi esperimenti hanno anche dei nomi particolari. Uno di questi si chiama Cuore. È il più grande d'Europa ed è italiano. È stato voluto dal grande Zichichi, che propose questa idea nel 1979. I lavori cominciarono nel 1982 e nel 1989 fu realizzato il primo esperimento. INFN, area videosorvegliata. Per poter fare questo abbiamo un permesso speciale, con tanto di carta questa volta. Voyager. La parola ha funzionato. Entriamo. Buongiorno e bentrovato. Ben arrivati. Grazie. Procedere alla vostra identificazione. Se gentilmente parcheggiate dietro quel mezzo lì, poi scendete e procediamo all'identificazione. Perfetto. Pronto. Stiamo per entrare, ma dobbiamo dire che sopra di noi ci sono circa 1400 metri di roccia a bassa radioattività. Per farvi un esempio, se ci trovassimo all'esterno, per ogni metro quadro cadrebbero, anche se il termine non è proprio, 100 particelle cosmiche ogni metro quadro ogni secondo. Qui sotto ne cade una ogni ora. Era questa. Adesso per un'ora siamo a posto. Andiamo. Porte su porte. Acciaio. È enorme. Guardate. Guardate lo spazio che c'è. Come sapete, a noi piace andare nei luoghi, toccare, vedere, raccontare, insomma, fare in modo che tutto quello che passa attraverso le nostre telecamere sia vissuto in prima persona. È come se voi steste qui con noi, insieme, per andare nei luoghi, per scoprire quello che ci circonda. E passiamo velocemente attraverso due esperimenti prima del cuore, del quale dobbiamo parlare questa sera. Un esperimento veramente sorprendente, si chiama Borexino, è realizzato qui e c'è un nucleo che in effetti cattura delle particelle che arrivano direttamente dal Sole, i neutrini. Pensate che con questo esperimento si cerca di capire cosa succede dentro il Sole, viaggiamo dentro il Sole, veri e propri confini di conoscenza. E la cosa sorprendente è che per tutelare questo nucleo centrale, qui intorno c'è dell'acqua purissima, perché qualunque tipo di contaminazione che anche l'acqua pura ha potrebbe falsare il risultato. Pensate, c'è chi dice che l'acqua pura che c'è intorno a questo esperimento sia la cosa più pura, l'acqua più pura che esista al mondo. Ed è qui, in Italia, dentro il Gran Sasso. Devo dire che siamo molto contenti di stare qui ospitati dai laboratori nazionali del Gran Sasso e dovete sapere che qui ci sono alcuni esperimenti che studiano la materia oscura. Sembra quasi un estratto da Guerre Stellari, eppure la materia oscura esiste. Ma quali sono le caratteristiche della materia oscura? Come si può rilevare? Tra poco vedremo un esperimento che studia questo, ma intanto ci rivolgiamo a Stefano. Stefano, questa volta non è facile. Raccontaci,
chiariscici la materia oscura. Ci provo, Roberto. La materia oscura è una delle componenti più misteriose dell'universo. Una materia che non vediamo perché non emette radiazione elettromagnetica e per questo non è individuabile dalla normale strumentazione. È una materia che ha una sua massa, seppur infinitamente piccola, ma che non ha una sua luce. Da qui, oscura. E in questo viaggio non poteva mancare l'Italia straordinaria. Sì, perché questo esperimento si chiama xenon, perché contiene un gas che ha proprio questo nome, xenon. Se andate a vedere nella tabella che abbiamo studiato al liceo con tutte le sostanze chimiche, il numero 54, ecco, lo xenon, che è qui dentro a una temperatura di meno 100, in effetti serve per catturare delle particelle speciali che vengono poi studiate. Bene, e tutto questo è stato, pensate, doveva arrivare questo serbatoio, questa cisterna da Israele, ma una ditta italiana è riuscita a dimostrare di essere molto brava, di essere all'altezza di questa avanzatissima tecnologia. Una ditta che si trova qui vicino alla Gran Sasso, ha costruito, ecco, vediamo anche le immagini della costruzione, questa cisterna enorme. Ma questa cisterna ha anche un luogo chiuso al pubblico, perché questi tre piani che vedete sono le sale di controllo dell'esperimento e attraverso un permesso speciale, una chiave, possiamo entrare qui dentro. Speriamo che non vada a finire come dice il cartello. E possiamo vedere, sempre di una ditta italiana, questa cisterna, questa ampolla d'acciaio. Guardate, è veramente particolare, perché questa ampolla d'acciaio serve per, in caso di emergenza, recuperare il gas xenon e custodirlo qui all'interno. E questa sfera d'acciaio è veramente un altro esempio della grande tecnologia italiana. Insomma, lo xenon a quella temperatura e in queste condizioni può essere in grado di catturare o di far lasciare una traccia alla materia oscura. Stiamo per arrivare all'esperimento cuore, sì, proprio il centro che vogliamo esaminare oggi per questa puntata speciale dedicata tutta al cuore. E come abbiamo visto prima, per isolare questi esperimenti ci sono vari sistemi. Uno era quello dell'acqua purissima, però in questo caso c'è un altro sistema che unisce archeologia a scienza. Infatti, per isolare l'esperimento cuore è stato utilizzato del piombo, ma un piombo estratto oggi, lavorato oggi, sarebbe stato in qualche maniera contaminato dalle radiazioni. E allora si è pensato di utilizzare un altro piombo. Ho trovato, pensate, sul fondo del mare, un piombo romano, probabilmente partito dalla Spagna per arrivare in Italia, un piombo che è affondato con la sua nave e poi è stato estratto e portato qui. Un'altra chiave, bellissimo, perché qua c'è scritto, Marco, se riesci a vedere, piombo romano. Un'altra delle tante chiavi di Voyager che abbiamo ottenuto con un permesso speciale. Un saluto agli amici di Twitter, sull'altra camera, così non creiamo commistioni. Un saluto agli amici di Facebook. Apriamo, lasciamo qui la chiave, metto che la luce è sulla destra, si dovrebbe accendere. Eccoli qua, guardate, questo piombo arriva da 2000 anni fa. Qui ce n'è uno ancora con la scritta, vedete, originale. Ma questo piombo è servito e serve per custodire questo esperimento, per proteggere questo esperimento, l'esperimento cuore, importantissimo anche perché unisce conoscenze attuali con verifica di altre conoscenze e noi lo stiamo andando a vedere.
Ci siamo, attraversiamo questo sbarramento e arriviamo all'esperimento cuore. Eccolo qui, è scritto, è grande. Qua siamo arrivati nel cuore di questo viaggio che stiamo facendo, nel cuore di una montagna. E dovrebbe, eccolo qui, ci sta aspettando Paolo, Paolo Gorla. Ben trovato. Eccoci, ciao, piacere. Senti, noi siamo qui perché vogliamo capire esattamente cosa sta per succedere all'interno di questo esperimento. Probabilmente Majorana aveva ragione e adesso Paolo ci racconterà tutto questo. Paolo, per fare questo però dobbiamo andare in un luogo chiuso al pubblico, dove solo tu e pochi tuoi colleghi possono arrivare. Andiamo alla camera pulita dell'esperimento adesso. Andiamo nella camera pulita, poi ci spiegherai cosa vuol dire. Andiamo. Passiamo qui intorno, attenzione. Può salire solo una telecamera, ecco. Marco sta venendo su. Eccoci, questo... Attenzione. Allora, qui ci sono tre stanze. Cosa sono? Qui ci troviamo nell'anticamera della camera pulita dell'esperimento cuore. Queste tre stanze rappresentano i tre passaggi della costruzione vera e propria dell'esperimento. La prima parte, dove sono stati costruiti i rivelatori dell'esperimento, i cristalli di ossido di tellurio che noi utilizziamo per fare la misura. Noi abbiamo deciso di non entrare in questo momento perché non apporteremo nulla se non un rischio allo esperimento stesso. Esatto, proprio per evitare di contaminare gli ambienti, noi ogni volta che entriamo qua ci vestiamo completamente coperti con tute, mascherine, occhiali, guanti, scopriscarpe, non c'è niente che rimane libero per evitare di contaminare. E si sentono questi rumori, no? Perché noi stiamo camminando, perché il pavimento è adesivo e le scarpe si attaccano sul pavimento per essere pulite a loro volta sulla suola. In quest'altra sala cosa c'è? Vedo dei guanti, qua sembrano quasi delle incubatrici, ma di che cosa si tratta? Tu vedi le scatole al cui interno non c'è aria ma atmosfera di azoto, perché noi abbiamo utilizzato per assemblare il rivelatore vero e proprio, quindi completamente purificata da ogni contaminante. E nel centro della stanza vedi una delle torri utilizzate, questa è una delle torri di prova, quindi i rivelatori sono rimpiazzati da questi cubi di ottone che abbiamo utilizzato per addestrarci sull'assemblaggio dei rivelatori. Spiegaci cosa vuol dire cuore e che cos'è questo esperimento. Allora, cuore non è altro che un acronimo, sta per Cryogenic Underground Observatory for Rare Events, cioè osservatorio sotterraneo criogenico per eventi rari. Noi quello che cerchiamo di misurare è un decadimento nucleare raro. Un decadimento nucleare non è altro che un processo in cui un atomo più pesante si trasforma in un atomo più leggero emettendo qualche tipo di particella. Quello che noi cerchiamo è un decadimento che si chiama doppio decadimento beta senza emissione di neutrini. Nel processo comunemente osservato da molti ricercatori in giro per il mondo, il doppio decadimento beta, vengono emessi due elettroni e due neutrini, quindi quattro particelle. Noi invece qua cerchiamo un processo in cui vengono emessi soltanto i due elettroni, solo due particelle. Quando può essere successo questo nell'universo? Questo è successo nel corso dell'universo continuamente, ma talmente poche volte che per poterlo osservare uno deve guardare a vari miliardi di milioni di atomi per poter essere sicuro di vedere almeno uno o due decadimenti. Come aveva fatto Majorana a ipotizzare questo? La cosa veramente incredibile è che l'idea di Majorana risale a più di 80 anni fa e Majorana ha ipotizzato che alcune particelle, in particolare una, noi oggi sappiamo, il neutrino, avesse un comportamento diverso da tutte le altre, quella che noi chiamiamo appunto teoria di Majorana. E in particolare non ci fosse per il neutrino distinzione tra particella e antiparticella. Noi diciamo in linguaggio scientifico neutrino e antineutrino coincidono. Ma la famosa antimateria, stai parlando di quella? Esattamente, esattamente. E questa ricerca è fondamentale perché ci aiuterebbe a capire come mai l'universo in cui viviamo oggi è fatto solo di materia e non di antimateria. I rivelatori che noi utilizziamo sono rivelatori che funzionano
a una temperatura bassissima, prossima allo zero assoluto. Cioè qui dentro? Qui dentro c'è qualcosa, perché la stanza d'oro, nel centro, diciamo, di quella, questa stanza che noi chiamiamo nel cuore, il room 5, il freddo più freddo dell'universo. C'è uno spazio che è circa un metro cubo, dentro al quale si trova il rivelatore vero e proprio, che è a una temperatura di solo 10 millesimi di grado sopra lo zero assoluto, quindi più freddo dello spazio interstellare. Quindi prima abbiamo visto l'acqua più pura dell'universo e adesso il freddo più freddo dell'universo. Esattamente. Tutto in Italia, tutto all'interno del Gran Sasso. Tu sei un ricercatore italiano, sei rimasto in Italia a lavorare. Come hai fatto a fare questo e sei contento di aver fatto questa scelta? Guarda, per me questo luogo, i laboratori del Gran Sasso, sono stati il luogo dove ho veramente imparato questo lavoro, ho imparato a fare ricerca, quindi per me è stata un'opportunità unica rimanere qua. Una delle cose che mi affascina moltissimo della ricerca che facciamo è che noi studiamo probabilmente la particella più piccola che esiste in natura, cioè il neutrino, e cerchiamo di imparare qualcosa sull'oggetto più grande che esiste in natura, cioè l'universo dentro cui stiamo. Quindi è una cosa che ovviamente ha sempre guidato il mio entusiasmo e che ancora oggi, nonostante tutte le difficoltà, mi fa fare questo lavoro con grande entusiasmo. Noi viviamo in uno strano equilibrio tra l'estremamente piccolo e l'estremamente grande. E Paolo, noi ti ringraziamo, è stato un viaggio incredibile all'interno del cuore, perché queste torri che ci sono, che sono all'interno di questo ghiaccio freddissimo, dovranno forse un giorno darvi una risposta importante, la famosa antimateria, e capire se l'intuizione di un altro italiano, di questa Italia straordinaria di 80 anni fa, è stata corretta e chissà cosa può portare nel futuro. Paolo, grazie veramente. Grazie a voi.